scoletta. Buongiorno, signora Marcano. Ecco la sua colazione. Sapevo io che dovevo ammazzarlo, Rinfreschiamo un po' la sta stronza. stanza. Facciamo entrare un po' di sole. Così va meglio. Ah no, è morta. Gli hanno tagliato la gola. Perfetto. Mi sta dicendo che Lincoln Clay non assassinò Olivia Marcano? No. Non uccideva donne, a meno che non fosse Lo trovo necessario. difficile da credere. Nel 67 eravamo in un bar a Saigon quando entrò questa puttana gialla, con la gonna che le copriva a malapena il culo, e cominciò a offrire pompini a tutti. Tu vuole succhiafotti? Tu vuole boom boom? A quel punto tira fuori una granata e uccide tre tizi. Dei marine nel bar volevano staccarle la testa, ma Lincoln li fermò e li tenne a bada fino all'arrivo della polizia. Se non uccise quella troia, di sicuro non può aver ucciso Olivia Marcano. Chi hai mandato? Oh, l'ho fatto io, da un orecchio all'altro, Ah, proprio ecco come dove volevi. sta. Notizie di De Carmo? È sparito. L'ho cercato dappertutto. È come se non fosse mai esistito. Ecco, questo è un vero casino, porca puttana. Fra il testamento di Duval e Lincoln Clay sembra che la pioggia di merda non finisca mai. Almeno non dobbiamo più dare a Duval una parte dei ricavi. Fai lo spiritoso. Gli avvocati di De Carmo faranno durare questa storia in tribunale per anni. Non ho né tempo né soldi. Ci deve essere qualcuno a cui rivolgersi per mettere a posto le cose. Ci vuole molta influenza e noi non ce l'abbiamo. Potremmo chiamare Leo Galante. Fanculo! La ragione per cui costruisco questo dannato casinò è per togliermi dalle grinfie di quegli stronzi. Se chiamo la commissione, vorranno una parte di tutto qua. Ah, ok. Maledizione. Forza, levati dalle palle. No. Devo fare una telefonata. Non dirmi che chiami a Vito Scalè. Merda. Leo! Sì, chiama Leo, però. Sì, Sal, come cazzo te la passi? Senti, ho una cosa di cui devo parlarti. Ho provato a conciliare la parte di me che aiutò Lincoln con la parte di me che giurò di seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo. Ma non ci riesco. Sai cosa ricordo? Ricordo di aver guardato il notiziario e visto che avevano sparato al dottor King. Ricordo la gente che attaccava, si rivoltava, perché non le Martin Luther era rimasto King. altro. Nel frattempo, Lincoln era di là, con la vita appesa a un filo. Forse è per quello che l'ho fatto. Era ora che arrivassi. Ho mandato Olivia Marcano all'ospedale, ma dubito che sopravvivrà. Sal verrà a sapere che ha perso Frisco Fields, che ci siamo presi il suo giro di narcotraffico e che abbiamo chiuso il suo negozio. Non starà lì a guardare. No, Mi va no. bene dividere le cose di tanto in tanto, quando tocca a noi prendere il giro. Ma continuare a far lavorare i miei ragazzi per riempire le tasche di qualcun altro? Questo no, non mi va proprio bene. Gli irlandesi meritano questo pezzo di città. Ci siamo già passati, fratello. Sei tu a prendere le decisioni, lo sappiamo bene. Ma questa volta devi decidere a mio favore o ci saranno problemi. L'ultima volta mi avevi chiamato tu. Perché? Perché sai che io faccio sempre il mio dovere. Sempre. Dammi un dito, ragazzo. Allora, con questo non c'è nessun cambiamento. Però mi dà. Cioè, di Vito non c'è nessun cambiamento.
Però mi dà il furto d'odo silenzioso. Fai la scelta giusta e ti preparo un piatto di bucatini. Minchia, guarda questo. Vabbè, operatori centralino chi l'ha mai usato? Corrompe gli sbirri chi l'ha mai usato? E in più mi dà salute aumentata e squadra speciale di scagnozzi. Comincio a pensare che tu non sia meglio di Sammy o di Sal. Distretti controllati. Quando tu vorrai farlo, due. Io ci sarò. Pensa a cosa ti direbbe di fare Danny. E poi vieni da me. Se questo tavolo non riesce a gestirmi, avvertimi, fratello. Avanti, il tempo è denaro. Fai la tua scelta. Io prendo lui. Questo qui va agli irlandesi. No, no. Non posso credere di essermi lasciata convincere. Non starò seduta qui a farmi raccontare una marea di cazzate. Vogliamo la stessa cosa, Cassandra. Metterci l'uno contro l'altro non ci porterà a niente. La pazienza, la mia comprensione. Sono finite, Lincoln. Cambia musica o altrimenti non ci saranno parole adatte a cambiare il corso degli eventi. Non coincide. Sei abituata a far scattare i tuoi uomini al tuo primo gesto. Ma qui non funziona così, Cassandra. Calmati. Hai detto come la pensi, Cassandra. Ora basta. Le mie decisioni non vi devono piacere. E a dirla tutta, i vostri ego sono l'ultimo dei miei problemi. Vi dico la mia, o vi adeguate tutti o crollate tutti insieme. E adesso andiamo a fare un po' di grana. Perfetto. Allora. Dobbiamo andare a fare sta missioncina. Quindi ci vediamo direttamente là. Allora, voglio, siamo quasi arrivati al porto, sarà dove c'è la missione che ci attende. No, che si va di qua. Vediamo quanto sono. Lì, ok. Però vi dico che, visto che ho poche armi, io chiamerei. Sono a Tikfo, ho quasi finito tutto. Sono a Tikfo. Non ci credo. Non sta arrivando il furgoncino. Ah, Wicca. Bella sta mano. Tutto ciò che vedi è in vendita. Vediamo cos'hai. Vediamo. Allora. Pistole. Bella. Minchia, c'ho questa adesso. Equipaggio gratis. Questa fa un sacchissimo di danni, ma... equipaggiato, no, questa è equipaggiata. Guarda che sta. Mamma mia. Equipaggio gratis, va. Ok. Poi, armi automatiche. Questo è un buon fucile. Questa è equipaggia, no, equipaggio gratis. No, però io voglio questi. Migliorie. Allora. Equipaggiato. Caricatore pieno, perfetto. Armi speciali. No.
Voglio esplosivi, pieno, 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 tutto pieno. Scorta, eccolo qua. Riserva di adrenalina. 10.000, posso comprarlo. Perfetto. Allora me ne devo comprare un altro. Ok. Spero ti piaccia. Ci Certo, vediamo andiamo. dopo. Mettiamo la Molotov. Uccido. Devo uccidere quello. Allora. Era un attimo bloccato. Chi è che devo uccidere, no? Qui. Non posso salire da qualche parte, non c'è una scala, che ne so. Allora. Il fatto è che non so se lo colpisco perché c'è quel cazzarola di paletto. Vediamo così. Morto! Parla con Pablo Duarte. Allora, siamo qua nei pressi del porto sempre, dove c'è Pablo Duarte. Dobbiamo andare a parlare con Pablo Duarte, che è quello dentro. Ciao bello, sta a posto? Ciao Holland non Pablo. riceverà più carichi da Cuba. Esatto. Parla con Pablo. Beh, in qualche modo sei riuscito a far incazzare sia i comunisti sia i mafiosi. Esatto. Pare che Papino Holland sia nella merda fino al collo grazie a te. Il miglior modo per fare paura a un criminale è colpire il suo portafoglio. Esatto. Esatto. Eh sì, ho sentito che Frank Pagani ha detto a Papino di riportare il culo agli scali. Papino non va da nessuna parte finché ci sei tu. Mi pare di capire che sia un bastardo con la scorza dura, un sopravvissuto. Grazie per il pensiero, Pablo, ma ho avuto a che fare con gente peggiore di Papino. Vai a prendere quel comunista di merda di Holland. Perfetto. Quindi, a 500 metri, sempre sul porto, c'è questo Papino Holland e dobbiamo andarlo ad ammazzare. E ci vediamo là, voglio. Allora, siamo arrivati da Papino Holland all'Holland Eros. Shipping. Ah, no, Eros, da lontano sembrava Eros, invece è Bros. Come cazzarola entro io? Di ucciderci. Sopravvivi a lui. Poi fai il cazzo che ti dà. Senza farci vedere. Ok, senza che nessuno ci veda. Perfetto, devo andare dall'altra parte. No, no, così ci vedo. E mo? Quello sicuro adesso di giro, vedete? Ok, va bene così, dai. Va bene così. Dai, vieni con me, vieni con me.
Dai veloce, qua. Resta qua, non muoverti. Io devo andare da Papino Holland. È qui! Levati dal cazzo, grosso figlio di puttana! Certo. Che stava andando quello? Messo in sicurezza vuol dire che ho vinto. Cioè, adesso chiamo e faccio venire qualcuno. Allora, questo è un racket. Distretti controllati da Cassandra. È a Cassandra glielo dobbiamo dare. Eh sì. Se vogliamo tenere Tickfo Harbor mi serviranno un po' dei tuoi uomini. Non puoi continuare a chiedermi di prendere mezzo distretto per poi lasciarmi a mani vuote. Io lo faccio, ma questa volta devi trattarmi come merito. Dai, arrivano con le macchine viola. Ok. Mi ci vollero mesi per capire che Lincoln era sopravvissuto al massacro al bar di Sammy e stava facendo guerra a Salmarcano. Il Bureau non aveva un dossier su Clay e io non sapevo del suo addestramento militare perché il suo stato di servizio era riservato. Altrimenti avrei potuto cominciare a sospettare qualcosa dopo la morte di Richie Doucet. Ok, quindi anche questo racket è messo in sicurezza. Prima di andarcene andiamo a prendere la figura di Playboy, là. Ok. Stacchi i telefoni per 2 minuti. Che è qua. Perfetto. Soldi, soldi, soldi. Quanti soldi? Guarda quanti soldi. Dai, perfetto. Ok. E vediamo. È qua. Uccidi Pagani. Frank Pagani. E niente, ci vediamo direttamente dove Donovan.